Adesso invece abbiamo il nostro ospite. Il nostro ospite di oggi. Sì, sì, certo, il nostro ospite di oggi. Esatto, porta con sé una grandissima testimonianza, porta con sé un grandissimo spettacolo. Stiamo parlando di Emanuele Torelli, che sono ben felice, siamo ben felici di ospitare nel salotto di A Mezzogiorno. Buongiorno, buongiorno Emanuele. Buongiorno Emanuele, ciao, grazie, benvenuto. Grazie mille di avermi ospitato e di ospitarmi quest'oggi. E un saluto a tutti i vostri telespettatori con un applauso per questa esperienza editoriale. Quindi tanti auguri. Grazie, grazie, grazie mille. Li raccogliamo a quelle mani. Ah, la grande, li allora, abbiamo cercato di darti una definizione. Giornalista, uomo di spettacolo, e ho trovato questa piccola definizione, storyteller, perché in realtà l'attività che tu stai promuovendo da alcuni anni a questa parte è proprio di colui che racconta storie che appartengono al nostro territorio principalmente, che arrivano da qui. Sì, è una cosa strana spiegare quello che faccio io a volte, quindi a volte si usano questi termini, però è proprio storytelling, la traduzione proprio del cantastorie, no? Quello che poi racconta di storie o inventate o vere. Io preferisco raccontare storie vere. Storie vere, certo. Ed è sicuramente la formazione giornalistica mi ha aiutato moltissimo nel costruire queste storie, quindi nell'andare anche a scavare negli episodi e trovare, come si suol dire, le notizie che riguardavano queste storie. E poi la grande passione per il teatro narrativo invece mi ha portato su un palco. Quindi ho da su tanti palchi. Sì, se dovessi fortuna chiederti quanti sono stati i palchi che hai cantato. Alcune centinaia. Stimavano i miei ragazzi, insomma, quelli che fanno parte del mio staff, di aver visto quasi 50.000 spettatori in questi 10 anni. Quindi proprio tanti. Sì. Mamma mia, che tanti, numeri! Tantissimi. Anche perché le storie che porti sul palco sono storie vere, di persone che sono vissute veramente, quindi non è uno spettacolo, dire, un teatro facile, sì, cioè, non è un teatro per tutti, diciamo così. Ecco, è un po' la magia di questo tipo di teatro, insomma, si utilizzano degli espedienti che vengono sicuramente dalla tradizione teatrale, ma per raccontare storie molto dirette, quindi lo spettatore quando finisce un racconto ha già capito tutto di quel racconto, non deve poi interpretarlo, non deve... A me piace molto il teatro classico, quello che faccio io è un po' un'altra cosa, ecco, quindi il padre di tutti noi storyteller è stato un po' Marco Paolini che ha aperto un po' la strada. Ha aperto la strada e io vado sempre volentieri a vederlo quando ne ho l'opportunità, perché forse è quello che ha mixato veramente meglio in questo settore la teatralità con la storia vera. Mi ricordo su Vaillant, un capolavoro assoluto che ti tiene inchiodato al palco per oltre 2 ore, quindi anche un impegno importante dal punto di vista dell'emozione e dell'attenzione. E pensiamo che è un monologo, quindi è una cosa... Ed è un monologo, quindi sul palco c'è solo una persona che racconta questa storia. Io nel mio piccolo devo dire che girando tanti teatri, ma anche tanti istituti scolastici, io mi rivolgo molto spesso anche al pubblico scolastico, trovo sempre molta attenzione rispetto a queste storie, non perché io sia particolarmente bravo a recitarle, ma perché sono storie vere che colpiscono le persone. Le persone hanno bisogno sicuramente di ridere, di svagarsi, ma hanno bisogno anche di riflettere su storie che possono insegnare qualcosa. C'è stata una frase che ti ha colpito, che ha dato poi il via a questo ultimo spettacolo, la frase in cui si dice: la cosa che preoccupa è che poi queste storie moriranno con noi. A dirla è stato Nedo Fiano, che poi è il protagonista di questa tua ultima tournée, possiamo chiamarla così? Sì, sì, direi che... Perché sono tantissime le date in calendario. 18 quindi. Date in 20 giorni, quindi è una tournée abbastanza un tour de force. Sì, sì. Sì, questa frase mi ha veramente, devo dire che mi ha cambiato la vita, perché io prima mi dedicavo al giornalismo più puro, quello della carta stampata, della televisione. Quando ho conosciuto Nedo Fiano, il 28 febbraio del 2006, lo ricordo molto bene perché è uno di quei giorni che realmente ti cambiano un po' l'esistenza,
Dopo una serata in cui lui per 3 ore aveva raccontato gli orrori della sua infanzia, lui venne deportato in 7 campi di sterminio, quindi perse tutta la sua famiglia, venne liberato poi a Buchenwald in condizioni di salute terribili, con un principio di cancrena alla gamba, insomma, quindi riuscì in qualche modo a rimettere insieme i cocci della sua vita. E tanti anni dopo nacque in lui un po' la paura di far morire la sua storia con lui. Nedo Fiano è dell'anno 25, c'è ancora, purtroppo la sua memoria non è più quella di un tempo. Però ecco, in una cena molto piacevole lui mi disse: sai ragazzo mio, quello che preoccupa noi è che possiamo scrivere libri, possiamo fare tante conferenze, ma queste storie andranno nell'oblio. E quindi da lì è venuto lo spunto di lavorare sul suo libro, sul principale libro che lui ha scritto, insomma, Il coraggio di vivere. Io oggi l'ho portato e sono particolarmente affezionato, poi c'è una dedica sua, quindi è sempre con molto piacere che lo mostro. Ho lavorato sui contenuti di questo libro, ci ho inserito una serie di contenuti storici e ne è venuto questo monologo, che in realtà non è diretto a me. Il principio di questo monologo era: scriviamo un testo, lo diamo ad un attore e lo facciamo mettere in scena. Poi, per capire quanto poteva durare, come poteva essere, ho fatto io una prima prova e lì ho visto il ragazzo che mi seguiva a livello tecnico che si metteva, si è commosso, si è messo a piangere e mi dice: no, Manuele, questa è una storia che devi raccontare tu. Quindi mi sono formato, ho fatto i miei percorsi di comunicazione teatrali ed è bello dire che con questa stagione, con queste 18 date, questo solo spettacolo, questo solo racconto arriva a quota 100. Quindi 100 date, 22.000 spettatori. Cifra tonda. La sua memoria continuerà, non finirà la sua memoria. Ma io credo di sì, io l'ho sentito ancora lucido qualche anno fa, Nedo, in occasione di un viaggio. Ogni anno io da una decina d'anni porto alcune persone a vedere i luoghi dove è stato Nedo, principalmente Auschwitz, e l'ho sentito perché gli annunciavo che avrei fatto una piccola cerimonia per ricordare i suoi più stretti familiari che li morirono, e lui era talmente commosso che si mise a piangere, poveretto, mi disse: mi raccomando, racconta sempre la mia storia. E credo sia un dovere anche morale che abbiamo oggi. Raccontare la storia di queste persone, perché forse tante persone si sbagliano nel pensare che questi erano ebrei, questi erano cittadini italiani, questi erano cittadini tedeschi, questi erano cittadini polacchi, questi erano esseri umani. Quindi il dramma della Shoah ha riguardato non gli ebrei, ha riguardato degli uomini, delle persone. Questo libro è in vendita però? Questo libro è in vendita, è pubblicato dall'editrice Monti, che è un'editrice, una piccola editrice di Varese, che poi in realtà ha venduto molte migliaia di copie di questo libro e si può trovare facilmente sui principali portali. Si chiama Il coraggio di vivere. Il coraggio di vivere. Sì. A5405 era il numero di matricola. Il numero di matricola, ecco così. È incredibile, io non so se gli spettatori oppure voi avete visto ancora il numero di matricola tatuato su un braccio, io l'ho visto, e quando ho visto quello di Nedo ti passa un brivido. Sì. Io solo pensarlo adesso nel cuore. Un brivido. Sì. Voi che l'avete visto. Sì, perché forse è uno dei momenti in cui ti rendi conto che questa storia, che viene per fortuna raccontata molto attorno al 27 gennaio, giornata della memoria, da alcuni anni, non è una storia di fantascienza, non è un film. È vera, ti riporta alla realtà proprio vedere quel numero tatuato, anche perché si è sempre detto che poi chi purtroppo è stato rinchiuso in un campo di concentramento, di sterminio, peggio ancora, per un certo periodo ho cercato di rimuovere quanto è successo, perché era talmente grande l'orrore che era impossibile pensare che fosse successo realmente. Che fosse vero. Lì uno pensava quasi realtà. Un sogno, sì. Un incubo, invece era vero. Nedo per molti anni non ha raccontato, e come lui tanti, perché probabilmente girare il coltello in quella piaga faceva molto male. Poi è successo un episodio, lui tra l'altro tornato in Italia diventa un grande manager, si laurea in Bocconi, diventa un grande manager dell'impresa, dell'industria italiana, e una famiglia facoltosa, va in un ristorante molto chic e da ebreo, dico io perché gli ebrei sono un popolo anche molto, con molto umorismo, fa una battuta alla cameriera, una bella ragazza bionda, le fa una battuta e poi parlando di chi
chiede ma da dove vieni, così carina, e lei gli dice da Oswęcim, che è il termine polacco, il nome polacco del villaggio di Auschwitz. I tedeschi lo tradussero, no? E in quel momento lui dice che non riuscì più a parlare, non riuscì più a mangiare, se ne andò a casa e cominciò a scrivere. Quindi quel momento, che è avvenuto molti anni dopo, ha scatenato in lui il desiderio di far sapere a tutti. Tu arrivi da altri, abbiamo pochissimi, purtroppo sempre sì. Il tempo è tirato. Dopo vola, ci dovrebbe stare qui a chiacchierare con Emanuele. Sì, anche perché sono cose molto, molto interessanti davvero. Arrivi da altri spettacoli, uno dedicato a Nelson Mandela e l'altro a una tragedia che ci guarda da vicino, quella del Gleno. Sì. Adesso questo spettacolo, ecco, abbiamo 2 minuti a disposizione. Dici bene o male quali sono le date, l'hai già detto, ma dove andrai? Allora, vado un po' in tutta la provincia di Brescia, toccando un po' anche Bergamo, in tante scuole, ma alcune date sono aperte anche al pubblico adulto, quindi nei teatri. Sarò il 25 di gennaio a Bovezzo, sarò il 26 di gennaio a Iseo, sarò il 27 gennaio, giornata della memoria, in Alta Valcamonica, a Berzodemo, mentre il 24 gennaio sarò a Bienno e il 3 febbraio sarò a Angolo Terme, in Val di Scalda. Quindi questo è un po' il programma serale. Poi ho altre 12 date invece nelle scuole. Allora, per chi volesse prendere parte allo spettacolo, dove possiamo trovare appunto il calendario? Tutte le informazioni si possono trovare sul mio sito, molto semplice, emanueleturelli.com, dove c'è una sezione dedicata proprio a questo tour. Tra l'altro tutti gli spettacoli sono gratuiti. Io approfitto per ringraziare la sensibilità, i comuni, le scuole, coloro che mi hanno incaricato di fare queste rappresentazioni, perché se posso rubare un secondo, sì, forse anche rispetto a tante frasi che sentiamo negli ultimi giorni o tante foto che vediamo negli ultimi mesi, ribadire questi fatti e ricordare che il mondo va costruito in maniera diversa rispetto a come tentarono di costruirlo 80 anni, 70 anni fa, è ancora molto importante. Una lezione, sì, di storia veramente per i ragazzi, anche per tutti noi che sui libri di storia non leggi. Sì, ecco, direi che in un'ora e mezza si concentra proprio una lezione di storia che ha anche una morale. Quindi alla fine c'è anche la morale. La magia dello storytelling è cercare di raccontare suscitando emozioni forti. Io ci provo, spesso ci riesco, sarà importante tenere la tensione in tutte queste date, perché immaginate, questo monologo ormai viene fuori da sé, quindi le parole escono quasi da sole, però ogni volta cambia il pubblico e ogni volta quel pubblico ha una dignità e merita di essere davvero valorizzato con una performance molto positiva. Allora lasciatevi emozionare dallo spettacolo di Emanuele, sì, Turelli, Nedo Fiano, Il coraggio di vivere. Il coraggio di vivere. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, grazie per essere stato con noi, bocca al lupo. Bocca al lupo sicuramente. E noi ci fermiamo perché abbiamo le ultime notizie, a proposito di notizie. Esatto, perché torniamo in studio tra poco. Sì, tra poco torniamo.